Antenati dell'automobile, 1770 il carromato di Cugnot, 1828 il rimorchiatore di Gurney, 1883 l'Enterprise di Hancock, 1859 la caldaia di Rickett, 1875 l'obbediente di Bollé, 1894 la Panard Levasseur. Fermi così! Signori, per favore, siete pronti? Fatto! Sì, ai vostri ordini, noi siamo pronti! No, un momento, per favore! Fermi così! Foto anche per me, grazie! 1894, la Parigi-Rouen, primo concorso automobilistico. Signori miei, che sia ben chiaro, non si tratta di una corsa. Contano solo la sicurezza e la regolarità. Avete 8 ore per fare 126 chilometri. Come? Non ce la faremo mai! Via! Ovviamente proibita la trazione animale e via libera tutto il resto. Vetture a leva, bilanciere, a motore idraulico, ad aria compressa e ad acqua compressa. Via! C'erano anche veicoli elettropneumatici, a combustibili liquidi vari, a gas e tanti, tanti altri. Ma nessuno è riuscito a fare 50 km di filato. La prova preliminare. Surriscalda, principale! Vai a tutta birra! Vai a tutta birra! Mi farò mangiare tanta polvere! Che matti, vanno almeno a 20 km all'ora! La Parigi-Bordeaux e ritorno apre l'era delle corse automobilistiche. Stavolta si tratta di coprire un percorso di 1200 chilometri. Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Corri, forza! Pronti? Via! Li segue! Avanti, forza, forza! Raggiungeremo la Benz. Quella che mi preoccupa è la Peugeot numero 8, è già passata fino a sparata, eh? Guardate, una di meno. Coraggio! Di strada ne ha fatta pochina. Con permesso, signori, arrivederci! Finalmente un avversario educato! Ehi là! Le due auto a vapore, fino a... Ora è solo una, meno male. Tanti auguri! Sono 4 ore che viaggiamo, la De Dion è più avanti di noi, dietro c'è nessuno. No, no, nessuno. Lungo il percorso una folla numerosa, entusiasta e meravigliata seguiva la corsa. Che razza di volata, vanno perlomeno sui 30. Siamo tranquillamente e fermamente in testa alla corsa. Principale, potremmo fargli uno scherzetto. Perché no? Fatto, divertente, vero? Dai, a tutta birba! Diritto per Bordeaux. Oi, oi, oi! Farò reclamo al prefetto per le cattive condizioni della strada! È uno scandalo! Non gliela farò passare liscia! Strano, mi ero immaginato Bordeaux molto più grande. Boh. Non lo raggiungeremo mai, ladro mio! Pista! Pista! Ancora loro? Hai detto 5 minuti e ancora non hai finito! Un istante ci siamo! È vero oppure è solo un miraggio? Io divento matto! E tra 2 minuti capo! A chi la vittoria? Al vapore o al petrolio? Al petrolio! Nel 1859 un certo Drake ha trovato in Pennsylvania un po' di petrolio, il che ha incitato un certo Rockefeller a fondare, non si sa mai, una società petrolifera, la Standard Oil, e un giovane meccanico, un certo Henry Ford, ad allestire una vettura fatta in casa, a benzina. Ah, ecco, siamo a Bordeaux, dietro fronte. Sì, subito! Evviva, sono ancora fermo! Già! Insomma, è finito sì o no? Un minutino, capo. Sei un incapace. Ed ecco l'arrivo trionfale dei vincitori. 1900. L'Europa conta 400 milioni di abitanti, l'Asia 900 milioni, l'America 150 milioni, l'Africa 120 milioni. Il potere bianco domina il mondo, Giappone escluso. In passato la tratta degli schiavi era stata fonte di notevoli guadagni, ma si trattava di imprese a carattere artigianale. Nell'era del colonialismo si fanno le cose in grande.
Siamo allo sfruttamento di interi popoli e delle loro ricchezze. Non si può lasciare la metà del globo nelle mani di ignoranti, ha detto l'economista Leroy Beaulieu. Sarà la nostra dominazione ad assicurare pace e ricchezza a tutti i diseredati. E Joseph Chamberlain, uomo di stato britannico. La razza anglosassone è la più grande delle razze dominanti mai esistita al mondo. Fuoco! A Berlino nel 1885 un trattato ha stabilito le regole del gioco coloniale e l'Europa si è impadronita del 90% dell'Africa. Riprova. Sì. Funziona. 1900. In Francia il capitano Dreyfus, ebreo, accusato ingiustamente di spionaggio, è stato graziato. L'officina di Louis Renault conta 2 operai. È vero che sono pochi, ma siamo agli inizi e poi sono molto in gamba. Sì, dovrebbe andar bene. Ecco, maestro, ora dovrebbe andar bene. Ah, sì. In questi anni, Freud studia i sogni, Max Planck la teoria quantistica, Pavlov i riflessi condizionati, Rutherford la struttura dell'atomo, Einstein la relatività. Bravo, Piero, gira svelto come una macchina per cucire. Già, la moda. Nel campo dell'abbigliamento si assiste, soprattutto in Francia, alla creazione di modelli su un piano quasi industriale. Gli abiti ricchi e ricercati non sono più esclusiva delle dame più nobili, ma vengono largamente diffusi nei ceti agiati e borghesi. Allora, Piera, è pronto finalmente? Sì, signore. Le prime sfilate di moda. Diana per la sera e modello torpedo per il pomeriggio. Che meraviglia! Dopo aver ammirato tanti bei vestiti, si torna a casa. Madame è rimasta soddisfatta? Sì, una collezione adorabile. Che dici, facciamo 2 passi? Sì, non abbiamo premura. Guarda, questo quadro non c'è male. Il pittore si chiama Picasso, è uno nuovo. Che diventerà il massimo rappresentante dell'arte contemporanea. Ma tu guarda che lumaca. A piedi si fa più presto. Sì, ma in compenso ci si stanca di più. 1900, la prima donna avvocato presta giuramento. Ma è parecchio che la prima donna laureata in medicina esercita regolarmente. Molte ragazze frequentano il liceo, qualcuna va all'università. Ma solo nel 1908 una donna sarà professoressa universitaria, Marie Curie. A cosa può servire quella specie di tunnel? Pare che sia per farci passare un treno. In città? Certo, si chiamerà ferrovia metropolitana. Ma come si farà a respirare sottoterra? Oh beh, questo non lo so. Che razza di idea! Oh, che tempo meraviglioso! Allora che cosa facciamo? Perché non andiamo un po' in barca? Oh, ma c'è tanta di quella gente! Su, decidetevi, il maestro potrebbe anche richiamarci. Seguitemi. Oh no, fermatevi, non ne posso più. Insomma, è domenica, bisogna divertirsi. No, io sto qui, sto benone. Ehi, vieni a vedere questo manifesto. Il cinematografo. Pare che si vedano cose formidabili e stando seduti su una poltrona. Allora è quello che mi ci vuole. Comodo e divertente, vero? Il contadino povero si trasferisce in città in cerca di un lavoro meno pesante e più redditizio. Trova l'affollamento, i sobborghi sovrappopolati al punto da scoppiare. Tra il 1850 e il 1914 la popolazione europea raddoppia, quella delle città si moltiplica per 5. L'industrializzazione ha creato l'operaio la cui unica ricchezza è il lavoro che deve valorizzare. Il padrone ci mette il capitale, ma il nostro lavoro anche il socialismo questo... e il sindacalismo prendono piede. Malgrado le esortazioni alla moderazione del Papa, gli operai vogliono giustizia e subito. Nell'industria viene introdotta la catena di montaggio per la produzione in grande serie. Il lavoro è diviso in singole fasi, con un tempo di realizzazione ben preciso. Così il prodotto scorre automaticamente davanti agli operai che ripetono sempre la stessa operazione. Ed ecco Afrodite per l'ora del cocktail! Piera! Al telefono! Io, madame? Sì, sicuro? Pronto? Sei tu, Piera? Ciao, sono Piero! Ma non urlare in questo modo, non sono mica sorda! Ma sei matto a chiamarmi qui? Io lavoro, sai! Oh, figurati! Cos'hai detto?
Ho l'impressione che ci abbia spiate nel nostro atelier questo Picasso. Sembrano le nostre indossate. È stata votata la legge sul riposo settimanale. Sorpresa, ragazze, oggi vi portiamo al mare. Guarda là quella grossa bellina, adesso la sorpassiamo. Un'automobile vuole sorpassarci. Ma io, tavoletta, muoviti! È sordo, lo fa apposta. Allora, ti fai da parte, ci impolveri tutti. Levati! Allora, ti sposti o no? Ti insegno io a fare il prepotente. Oh! Ma cosa combina? Pericolo pubblico! Su, non serve litigare. E poi è domenica. Bisogna riposare e divertirsi. Avanti, avanti, passate! Attento, Pier! Reggetevi forte, curva a S. Niente paura! Ma che cosa fanno? Shh. Andiamo a vedere. Beh, cosa stai facendo? Le pulizie. Ah sì, che strana maniera di pulire. E ora potete passare via libera. Aspetta qua, che ti raddrizzo un po' le spalle, non ne rotolo. Principale, vuole picchiarmi. C'è qualcosa che non va. Razza di prepotenti, vi sistemo io. Un momento, per piacere. Due, uno, due. Allora, ti decidi? Vieni, vieni avanti. Vieni avanti che ci divertiamo, eh? No, povero principale. Così impara. Mamma mia, com'è fredda. Non allontanarti, l'acqua è profonda. Ah sì, è pericoloso. Non muoverti da dove sei, mi raccomando. Oi, chi è che mi morde? Proprio una bella domenica per i nostri amici. Il Giappone, dopo aver sconfitto la Russia, si impadronisce della Corea. Le sue conquiste suonano a morto per la supremazia europea in Estremo Oriente. E adesso non ti muovere, eh? Ecco fatto, lo sviluppo fa il suo effetto. La somiglianza è perfetta, il suo resto, madame. Eh sì, ormai i procedimenti fotografici sono molto semplificati e la fotografia è alla portata di tutti. Vedi, tesoro, è là che lavoravo quando era signorina. E qualche volta venivo qui per guardare i quadri. Che cos'è, mamma? Beh, credo che sia un uomo, visto che ha i baffi. Quanto è brutto, non mi piace, dai, andiamo via. Eh sì, è un po' bizzarro. Adesso se fai il bravo ho qualcosa per te. Dimmi che cos'è, mamma. Quanta gente che aspetta. Scommetto che hai un giocattolo da regalarmi. Un dolcetto, magari. Allora che cosa può essere? Mordine un pezzettino e vedrai. Che cos'è questa roba? Un frutto che si chiama banana. Ha un sapore squisito. Viene dai paesi caldi, dove ci sono le palme e gli uomini sono neri. Sai, i bambini di qui non l'hanno mai assaggiata. Sentirai che buona. In politica estera, a un'alleanza si risponde con un'alleanza contraria. E così le pedine prendono il loro posto. I paesi si armano, la guerra si avvicina. Questa va messa subito in lavorazione, è molto urgente, capito? Ah, siete arrivati. Ciao, Pierino. Racconta a papà cosa hai fatto oggi. Ho mangiato una banana e mi è piaciuta e voglio tanto bene al mio papà e alla mia mamma. Ben detto, Pierino mio, fare il bravo bambino è volere bene alla mamma e al papà. Così si fa, siate felici, bambini, più che potete. Il tempo della felicità è breve. Invano scrittori e poeti condannano un universo senz'anima. Chi li ascolta? Gli stati maggiori sono impazienti e la sete di vendetta della Francia, il pangermanesimo, il panslavismo attizzano le passioni.
Questo è assolutamente perfetto. Non funzionerà mai, e poi mai. È pura utopia. Se lo dite voi, e questo nemmeno non funzionerà, vero? E neanche questo, eh? Lei proporre nient'altro? No, uffa! Bene, signori miei, ho capito. La pazienza non è il suo forte. Spero che non avrete dimenticato le bottiglie. Oh, no, a quelle ho pensato io. Ah, bene. Oh, quante cose buone, ho un appetito. No, non farmi solletico. Anche tu hai paura del solletico, Piero? No. Con le lotte sociali sempre più aspre e difficili da risolvere, per qualcuno la guerra sarà la benvenuta e porterà grossi guadagni. Oh, oh, piove. Che peccato, era troppo bello per durare. Presto, andiamo a metterci al riparo. Un violento temporale improvviso fa scappare i nostri amici. Che sia un triste presagio? Alla vigilia della guerra del 14, qualcuno scrive: la guerra non è soltanto una necessità biologica, in certi casi è anche un obbligo morale, un indispensabile fattore di civilizzazione. La guerra. Follia degli uomini. La grande guerra. Qualche diplomatico indeciso, qualche generale irresponsabile e il mondo corre verso il più grande macello militare della sua storia. Nietzsche ha proclamato l'ineguaglianza degli uomini, la volontà di potere del superuomo. De Gobineau in Francia, Chamberlain in Inghilterra ne hanno seguito le orme. Chi non si sente superuomo? Au revoir, mon amour. Tornerò presto. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Ich liebe dich. I tedeschi, invaso il Belgio, arrivano a 25 chilometri da Parigi. I rinforzi francesi per il contrattacco raggiungono la Marna con tutti i mezzi, anche in taxi. Il fronte si immobilizza. È la guerra di trincea. È triste essere lontani da casa e dai propri cari. A volte, una partita a carte può servire a far trascorrere più velocemente l'attesa della battaglia. All'attacco! Attacchi e contrattacchi inutilmente sanguinosi. All'attacco, ho detto, anche tu con gli altri! No, ma io... È imboscato! Va bene, vado. Forse era meglio di no. La guerra di trincea era un continuo attacco e contrattacco per la conquista di postazioni più favorevoli. Una collinetta, un passaggio obbligato, un fiume. Purtroppo, con molte perdite umane. Ecco qua, signori, io vi propongo... E quanto peserebbe questa vostra macchina? Circa 350 tonnellate, ma a pieno carico. Leggera come una piuma, eh? Oh, comunque ho di meglio. Guardate qua. L'incrociatore terrestre, lunghezza 38 metri, larghezza 22, una fortezza inespugnabile. Allora? Ho capito. C'è qualcos'altro che serve a proteggere un cannone e gli addetti al pezzo. Si chiama tanco carro armato. Ja, questa buona idea! 1917, gli Stati Uniti entrano in guerra e la Russia ne esce. È scoppiata la rivoluzione. Ecco qua, la mia ultima invenzione. Così è un elmetto, ma può anche servire da secchio. Da padella e da badile. Ah, ho capito. Ecco qua l'automobile aerica che cammina su qualsiasi terreno, utilizzabile anche se il terreno non c'è per niente.
Beh, allora la mia ultima, anzi ultimissima scoperta. La mitragliatrice che spara tra una pala e l'altra dell'elica. Ma come? Davvero? Coraggio ragazzi, all'attacco! Seguitemi e vinceremo! Ormai sono finiti! Novembre 1918, la pace. Gli alleati hanno vinto la guerra, 25 milioni di morti, altrettanti feriti e invalidi. Quante sofferenze. Per che cosa? Per la conquista definitiva della pace universale. Il Kaiser ha abdicato ed è fuggito dopo aver dichiarato: io non avevo voluto tutto ciò. Ma allora, chi l'aveva voluta questa guerra? Chi? Torniamo alla rivoluzione. La Russia ha visto le prime sommosse operaie nel 1905, dopo la disfatta disastrosa di Port Arthur nella guerra russo-giapponese. Allora lo zar ha fatto alcune concessioni, ha autorizzato l'istituzione di un parlamento, la Duma, però appena tornata la calma ha fatto marcia indietro. Povera figliola, chissà che freddo là fuori. Sì, speriamo che le diano del pane. Erano tempi molto difficili, in cui tutto scarseggiava ed era difficoltoso procurarsi qualcosa da mangiare. 1917. Sul fronte la guerra voluta dallo zar in furia. Una guerra moderna alla quale la Russia non era minimamente preparata. Mancano armi, cibo. Sconfitta dopo sconfitta, più di 7 milioni di soldati sono già fuori combattimento. Torna a casa, piccola mia. Resta la mamma ora qui a fare la fila. È inutile aspettare, non ci hanno portato la farina, perciò niente pane! Ma che c'entro io? Noi siamo gli affamatori del popolo! Basta! Non si può andare avanti così, è un'indecenza, insomma! Così non si può andare avanti, dobbiamo fare qualcosa! Seguitemi! Sì! Pane! Nelle città la carestia è spaventosa e i soldati al fronte lo sanno. Dei metodi moderni di produzione non aveva eliminato in Russia istituzioni e costumi arcaici o semifeudali e non si era minimamente occupato delle condizioni di vita dei lavoratori, con salari da fame, ridotti a vivere in abitazioni peggiori delle prigioni, privi di ogni assistenza igienica e costretti a constatare quotidianamente come le forze dello Stato si ponessero immancabilmente dalla parte dei padroni. Fermate il lavoro! Fermatevi, compagni! C'è sciopero! Fermate le macchine! Sciopero generale! Tutto si ferma. Sciopero! Vogliamo il pane! Vogliamo il pane! Vogliamo il pane! I cosacchi! Aspettate! La situazione è molto tesa. I rappresentanti del potere dello Stato e i lavoratori si fronteggiano. Fratelli cosacchi, noi vi supplichiamo, proteggeteci! Per favore! Proteggeteci, fratelli! Sì, proteggete i nostri figli! Proteggeteci, fratelli cosacchi! Ve ne supplico! Sì! Evviva! Silenzio! Noi respingiamo l'oppressione! Libertà, lavoro e pane! Pane per i nostri figli! Vi danno il pane? No! Vi danno il lavoro? No! E allora bisogna ottenerli con la forza! Pane! Fratelli, compagni! La rivoluzione è in marcia! Avanti! Sì, sono sicuro! Vinceremo e saremo liberi! Inizia una nuova vita, compagni! Vedrete! Nel pieno di questo caos arriva un uomo e il corso della storia cambia radicalmente. Questa è Alexandra Kollontai, devota a Lenin, nemica di Stalin.
Compagni, saluto in voi la rivoluzione russa e l'avanguardia dell'esercito proletario mondiale. La libertà consentita solo ai partigiani del governo o ai membri del partito non è libertà. La libertà è sempre la libertà di colui che la pensa diversamente, perché la libertà è niente quando diventa un privilegio, dirà Rosa Luxemburg. Le avessero dato. Un po'.